Le pagelle di Inter Cremonese, Inter 3, Cremonese 1, Inter Marcatori, Lautaro, Correa e Nicolò Barella, quindi, e per la Cremonese, Okereke. Questo video diamo voti, facciamo alcune considerazioni su alcuni giocatori scesi in campo questa sera, proprio in questa infrasimanale. Quindi dai. Allora, partiamo subito da portiere Andanovic, Andanovic. Ha preso gol, però Andanovic io lo vedo, sono ancora top, top Andanovic. Poi Skriniar, anche lui top, top, top. Ha fatto il suo. De Vrij ha fatto benissimo, De Vrij. Non lo metto sui top neanche ancora, però lo metto su un ok, ci può stare come partita, però via. Può fare ancora meglio, può fare molto molto meglio, può fare di sicuro, può fare molto meglio di tutti. E poi ha giocato Federico Di Marco. Di Marco ha fatto anche lui un'ottima prestazione, ottima prestazione che va a finire sui top, sul no, top. Quindi dai, ottima prestazione, ottimo cross, dopo è uscito per fare riposare e Bastoni non ha giocato. Poi ha giocato Matteo Darmian. Ok, non l'ho visto impiegato come gran parte, però ok, Darmian ci può stare, non lo premio del tutto, però Darmian può fare, ha fatto bene, però può fare ancora di meglio come De Vrij. Dopo Barella top, top, MVP, vai, prendiamo Barella, MVP Barella. MVP Barella, MVP Barella, quindi gli diamo una maggior forza Barella. Brozovic top, Brozovic top. Questa sera ha fatto vedere il vero Brozovic, non come ha fatto a Roma, che non era il vero Brozovic, quindi vediamo cosa possiamo fare. Cialanoglu assist, top anche Cialanoglu. Dumfries top. Dumfries top. Top, top. Fatto una partita meravigliosa anche Dante Dumfries. Jacko, ok. Perché non ha fatto vedere gran parte. Poi ha giocato davanti Correa. E ho fatto un attimo, ho preso anche il Tuco col gol, top, top il Tuco. Ha fatto vedere le sue doti davanti e vediamo. Poi diamo i voti subentrati, è entrato Daniele D'Ambrosio, ok, D'Ambrosio ok, D'Ambrosio ok, e ci può stare. Poi ha giocato Lautaro entra, fa gol, top. E poi Bellanova, ok, non mi sento dargli il mandato, ok, va bene. Robby Gonsalves, ok, anche lui ok, ci può stare come gara che l'ha approcciato. Poi gli ultimi giocatori buttati in campo era Cristian Asllani, ok, Asllani ok. Basta, questi sono i voti. Nessuno sta questa sera tra rimandati flop, però abbiamo fatto una vittoria serena 3-1, quindi dai. Ok, ci sta De Vrij, Darmian, Dzeko, D'Ambrosio, Belanova, Zlani, Gonsius. Questi non hanno fatto una partita di un certo livello come top, ma a parte anche andando, ci sto pensando, ha preso un gol imparabile, però ci può stare. Quello che può fare, non lo sento, mi metto in colpa, un gol imparabile e questa volta MVP vince Nicola Barella. Quindi vediamo quello che può venire fuori, vediamo. Allora, io tendenzialmente sono a dare tutti su quando si vince e quando si perde, tutti giù, però questa sera mezza squadra va sui top, mezza squadra MVP.
andato sul top. Adesso e Inzaghi ha fatto prende 8 con i cambi quasi azzeccati, perché un cambio che avrei tenuto era stato Lautaro e Correa, non Lautaro Dzeko, però va bene lo stesso, mister. Adesso c'è il derby, poi vediamo il derby e vediamo come ci prepariamo con un formato speciale, però vediamo. Ragazzi, il primo collegamento sarà di questa stagione la Torino il 18 settembre, un giorno e mezzo, quindi state. Quindi pisciamo bene. Vediamo questa settimana cosa prepariamo sul derby e vi aspettiamo domani per nuovi contenuti. Ciao ragazzi, buonanotte e fa sempre forza Inter.